classe amministrativa di questo territorio, della comunità montana, delle valli del Verbano, si è posta 3 anni fa un problema. Come non assistere passivamente ad un impoverimento del territorio, ma a creare condizioni di sviluppo. Abbiamo cominciato a lavorare con la realtà del Trentino, quindi con la cooperazione di Bolzano e l'Università del Trentino, per cercare di capire cosa avessero fatto loro. E abbiamo capito le potenzialità, ma anche i difetti di quel territorio. E da questa prima analisi abbiamo poi sviluppato il lavoro coinvolgendo 2 università del territorio, l'Università dell'Insubria e l'Università dell'Ordine dell'Architettura di Milano, perché ci dessero una mano, cosa che poi è avvenuta, ad analizzare non solo le potenzialità del territorio, ma anche le condizioni che potessero dare uno sviluppo al territorio. Assieme a loro abbiamo coinvolto anche la LIPU e il Touring Club, che ci hanno detto che questo territorio non solo era un bellissimo territorio, e questo lo sapevamo già, ma questo territorio aveva in sé potenzialità di crescita che potevano rispettare non solo la condizione del suo sviluppo, ma anche la condizione della sostenibilità, che diventava in questo senso elemento di comune interesse. Il progetto ovviamente partiva da una condizione fondamentale: come far permanere i nostri ragazzi su questo territorio e come far sì che attraverso i giovani concretamente questo territorio possa trovare ragioni per essere curato, per essere rilanciato, per diventare elemento di sviluppo. Con questa idea stiamo lavorando. Ora presenteremo la città dell'Insubria questo nostro lavoro. E chi lo presenteremo? La componente politica, la regione, i parlamentari locali, perché vogliamo evidenziare la necessità che tutti noi possiamo credere, non solo credere, tutti noi dobbiamo trovare gli strumenti per sostenere anche economicamente questa crescita. Ma non ci vogliamo chiudere, non vogliamo solo presentare un'idea e poi, come si fa di solito, dire e non fare. Noi vogliamo fare. Da lì rilanceremo un'idea su come e in che modo questo territorio concretamente può crescere. Vogliamo allargarci, vogliamo far sì che questo territorio non solo cresca, ma cresca attraverso una condizione che non sia solo nostra, ma partecipata, quindi giovani, le categorie, e tutti assieme dobbiamo capire che se cresciamo in un certo modo rispettando la natura, non solo facciamo un interesse che ci compete, ma creiamo anche le condizioni concrete per far sì che i giovani possano trovare motivo di permanenza, che la formazione scolastica possa indirizzare i giovani verso questa condizione, che è complessivamente l'ambiente di questo territorio, che probabilmente negli anni passati molti di noi hanno sfruttato, possa trovare ragioni per creare futuro per le nuove generazioni.